C'è bisogno di perdere tempo a spiegare dove siamo? Signori, benvenuti al Mirasur di Mauro Colagreco. Luca Dobbati, piacere. Ciao Gianno, piacere. Della Maison. Nice to meet you. Nice to meet you. Amici, vi ricordo come sempre che essendo in un ristorante all'estero, vi lasciamo a disposizione i sottotitoli in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. So this is small welcome drinks. We do make an infusion with some green apple and some orange as well. Questa sarà la nostra vista per oggi. Mica male, eh? Siamo subito partiti con un bellissimo giro nei giardini del Mirasur. Non so se ve lo farò vedere adesso, alla fine lo deciderà il Giano che si occupa del montaggio. E ci hanno anche fatto fare un giro al primo piano dove ci sono le cucine. Praticamente il Mirasur si estende su tre piani e ci lavorano 90 persone. Welcome at Mirasur. Inside the fruits universe, you had the barbajon. Barbajon is a local preparation. It's hot. It's perfumed with the use of the Japanese citrus. You find the cedra here with the beef tartare. The Saint-Georges mushroom, the local mushroom in different textures. The fruit patience and the calamari. And the last is perfumed with the bergamot, with the gomberoni. È ripieno di formaggio con un sentore agrumato, piacevolissimo. Al Mirasur si alternano, a seconda delle giornate, diverse tipologie di menù: frutti, radici, fiori e foglie. Oggi assaggeremo il menù frutta. Attenzione, lo so già cosa stanno pensando alcuni di voi, non sarà un menù fruttariano, cioè non è che ci daranno da mangiare solo la frutta. Sarà un menù dove l'elemento protagonista sarà la frutta, ma ovviamente ragazzi mangeremo un po' di tutto. Temachino delizioso di gamberi, secondo me qua il frutto è il bergamotto, tartelletta croccante. Il frutto di questo invece, frutto della passione, questo non potete sbagliarlo perché è proprio predominante. Come al solito, manco a dirlo, andremo con un pairing di vino per me e di qualcosa di non alcolico per Franci. Vorrei dirvi succhi, ma non so cosa arriverà. Devi dirmi il frutto, Franci. Il cedro. Oh, sparato a caso. No, me lo ricordavo. Questo posto, ragazzi, non solo ha 3 stelle Michelin, come avrete intuito dalla copertina di questo video, ma è stato anche il miglior ristorante al mondo nel 2019, che tra l'altro è lo stesso anno in cui ha preso la 3ª stella Michelin. Stiamo parlando di un tempio della cucina mondiale. Che bella è questa mousse bouche con i funghetti che escono. Forse non c'è la frutta qua. The chef called the sharing bread. This is the recipe by the grandmother of the chef Mauro Colagreco. And just invite you just to share. So the olive oil is perfumed with the local citrus of the Menton and the pink pepper. This is a little poem by Pablo Neruda to understand the philosophy of sharing bread. We say bread, but I just a little lie because you found some butter inside, salty butter. More like a brioche. Delicious. Don't say that, but it's delicious. Profumo di burro e di pane. Questo è l'elemento più pericoloso che come sempre vi arriva al tavolo, perché ne diventate dipendenti, ma fate molta attenzione perché rischiate di non arrivare alla fine. Quindi io e Franci lo mangeremo a quattro ganasce senza crearci nessun tipo di problema. Perfetto. Sì, ma cerca di avere un po' di pudore. Ma perché? Perché dovrei averne quando chi guarda da casa sa benissimo che non ne ho? Però mi fermo qua. Io vado avanti, ragazzi. So this one is made with kind of Sauvignon Blanc, but non alcolic. We made with some peas inside, a bit of elderflower vinegar and some sugar as well. So that one is the cuvée Orgo. It's from Kakheti, which is the main region in Georgia. Made with some kizi inside as well, which is a typical guava varieties from Georgia also. It is a wine who has been aging also in the stainless to keep the freshness of the wine. Se Franci mi ruba il vino, di conseguenza mi trovo costretto a bere il tuo succo. Sembra a tratti una kombucha, anche se non lo è. Sembra, ma non è. This is the first creation around the fruits menu. You find the greens. The chef created this creation for the son of the chef Colagreco, for Valentin. Valentin loved to go in the garden and to eat the baby, baby green beans like a candies. You saw? Did you taste? Yeah, the purple ones. Yes, right. And when you taste this one, it's like an explosion of water or sugar, really delicate. In French, we say the larme de petit pois, fresh kiwi and vegetable cream. Allora, tanto per cominciare, questa alzata è davvero bellissima. È un piatto fresco, croccante, ma c'è anche quella nota di grassezza che te lo rende goloso e ti fa
venire voglia di andare avanti. La storia del piatto è bellissima, perché l'idea di mangiare un piatto che è stato creato per il figlio dello chef è super affascinante. Abbiamo assaggiato i pisellini nell'orto e quindi so già che sono dolcissimi, croccantissimi e deliziosi. La quenelle gli dà quella grassezza che rende il piatto goloso e non un insieme di verdure. Basta pane. Sì, io ti aspetto a fine pasto. The second one, so it's a Verdero varieties. We have put some kiwi with some green apple as well, a bit of lavender, peach vinegar and some orange as well. Nicolas Réau, a young producer in the Loire Valley, making with the Chenin 100%. It's a wine who has been aging also in the oak barrels between 12 to 15 months. Basta. Fatti un canale tuo sul pane e sull'olio. Ma quanto sono belli questi bicchieri irregolari. You continue here with the pear jelly juice with the oyster and the cream perfume with the shallot. The chef, Cola Greco, when he came in France the first time, the first product we taste, it was the oyster. And for him, it was too salty, too tasty. So he just brought the perfume and he just had the pear for delicateness. And you find the tapioca. Normally when you open the oyster, you find a little pear inside. È meravigliosa perché c'è un contrasto di consistenze veramente netto tra la frutta in accompagnamento, la dolcezza e la sapidità dell'ostrica stessa. Bellissimo e delizioso. Mi piace molto l'idea della tapioca messa a simulare le perle che ci sono nell'ostrica. A Chenin Blanc. We made it with some chamomile, with some osmotis as well, which is a flower, hazelnut, almond. And we finishing with some peach vinegar, Germany, so gonna mean Mosel, Emile Lovestein winery, with some the Schiffer Terrassen, made also with some Riesling inside, a dry white wine, but mineral as well, with this beautiful exotic fruit inside, with some touch of chamomile as well, and a lot of flower also. You prefer white or black? It's a tart perfume with the fava beans, rosmarino, pistachio, and the robiola. So the goal of this plate, just to enjoy, to touch, to feel the fava beans, just finger food. Lo stesso identico piatto, ma in colorazione differenti, non solo per quello che riguarda il piatto vero e proprio, ma anche i colori dei fiori. Le fave sono molto fresche da un punto di vista di gusto, hanno una delicatissima nota amara, sono croccanti, la tartelletta oltre ad essere bellissima è veramente molto golosa. Già non mi sta sgridando perché non lo sto mangiando in maniera adeguata, allora vedremo come se la cava lui ora. Non era perfetto? Pinot Noir, some raspberries, some strawberries inside, also gonna have some beetroots into it as well, and we had a bit of hibiscus also to get more also the texture. A nice orange wine from Slovakia. It is a wine which is made with some different varieties inside, Riesling, with some Bach Riesling as well, with some Traminer also inside. Al naso dimmi se non sa di cioccolata. Ha un vago sentore di cacao, te ne do atto. Meno male che ogni tanto me ne dà atto. Per la cronaca ho chiesto e c'era il cacao criollo. Ogni tanto qualcosa, nonostante sia mezzo sbronzo, ogni tanto qualcosa ci azzecco. Il tuo oggi l'hai fatto. You continue here with the Moel mushrooms, potatoes, white garlic and asparagus. For this creation, the chef Cola Greco say the mushrooms is the fruits about the forest. Profumo buonissimo, si sente molto l'aglio, che personalmente adoro. L'elemento che vi fa salivare è una salsina acidula che lega bene tutti gli elementi del piatto. Sembra Beurre Blanc, mi verrebbe da dire, nella mia infinita cultura gastronomica. Tutti i piatti che stiamo assaggiando sono delicati, ma allo stesso tempo estremamente gustosi, con dei sapori molto ben definiti. Le patate sono l'elemento più sorprendente del piatto. E voi direte, una patata? Sì, ragazzi. Mi dispiace, ragazzi, ma anzi, non mi dispiace per niente. Io in questo piatto devo scarpettare. In our bakery we just use the non-modified wheat. It's the Pétanier Noir de Nice. And it almost disappeared because of the changing climate. So the same idea behind the butter that we will serve. So it's the butter from Brittany. I invite you to really have a look what I'm doing because you will do the next. Okay. We will make it as the traditional way. The way to take out the water that we have inside, to make it at room temperature as well. And after we give it the nice presentation. E ci fanno lavorare.
First of all, you make it like a cube, something a bit square. Devi fare un cubo, Franci. Sì, sì, non c'è bisogno che me lo traduci. I make something like a... The Pisa Tower. Pisa Tower. Okay. You can make a cloud, you can make a dolphin. Franci, non fallire, per favore. Mi sa che... Devi sfregare tanto, come faceva lui. Stop to be good. Ok. Abbastanza soddisfatto. Not really the same, but it's something. Franci, l'avevi mai fatto un burro direttamente in sala dentro un 3 stelle Michelin? No, è caldo anche questo. Quanto è giallo? Hai prodotto un buon burro? A young Chardonnay, apple, with some pear as well inside, and also a bit of lemon to give the acidity. So this one is a 2021 vintage, it's quite very aromatic and round as well. It's made with some claret, with some Chardonnay, with some Obedi, and some Roussanne as well inside. Da un punto di vista di pairing non alcolico, mi piace molto lo storytelling, l'approccio che hanno nel partire da un vino per ricrearne i sentori attraverso elementi non alcolici. Ci è arrivato del pane nuovo e il pane vecchio non gliel'abbiamo lasciato portare via, ragazzi. Era una roba incredibilmente deliziosa a cui dovremmo dare il giusto onore. Oggi sono particolarmente fiero di te perché, nonostante tu ti stia ammazzando letteralmente di pane olio e pane burro, non hai ancora gettato la spugna. Mi raccomando, continua così fino alla fine del pranzo. Homemade Cajun chili with grapefruit, lobsters. The foam on the top is perfumed grapefruit, and you find the bisque at the bottom of the creation, perfumed with the lobsters. So it's really delicate, little acidity, and it's great. You need to taste, yeah. I casoncelli di Mauro Colagreco. Meraviglioso, vero? Questa gelatina trasparente che vedete sopra e pompelmo, acidissima, che va a contrastare con la grassezza e la dolcezza del piatto, data anche dalla lobster. L'acidità del pompelmo, forte, e anche la parte un po' amaricante del pompelmo, si va veramente a mixare benissimo con la dolcezza e la burrosità di questa aragosta, che però al morso è anche callosa, per cui dà anche soddisfazione nel momento in cui la mangiate. E il casoncello è divino e gli danza intorno in qualche modo. Per quanto mi riguarda, il piatto più buono assaggiato finora. So now we are going to be in Greece for you. So this one it is from Kitmaligas winery, so it is a Rhodotis. The Rhodotis is quite more mineral and citrusy as well. This is a wine who has been aged in the stainless and also in the oak barrels. It's a beautiful balance between the acidity, the structure of the wine as well, and the fruitiness also. Non mi tiro mai indietro ad aiutare Giano nel momento del bisogno. You continue here with the sudashi, the Japanese and delicate citrus. The fish is the umbrina bocadoro, the tapioca, and the orange pear is a trout fish eggs. The sauce is really important for this creation because it counterbalances all the taste about the fish and is really aromatic and acidity perfume. Allora, per questo piatto rubo la scena a Gianni facendovi vedere il momento cutlery e particolarmente focalizzandoci sulla bellezza di questo coltello. Diciamo che il coltello è più di scena che di utilità, vista la morbidezza dell'ombrina. Potrebbe essere questo piatto super ai casoncelli, Giano. Avvolgente, sapido, delicato, delizioso. E a questo punto non ti nego che mi hai messo un hype non indifferente. Le uova sono interessanti perché ti danno quel briciolo di morso e sono inserite in questa salsa cremosa, quindi che dà un po' di grassezza al pesce. Acidina, dici che è di nuovo Bourg Blanc, ed è veramente buono. Non so se mi batte i casoncelli, io rimango dell'idea che i casoncelli con l'aragosta siano il meglio, però davvero un piatto incredibile. Non è mai successo nei nostri video, ma a sto giro lo devo fare. Breve room tour in bagno, perché hanno dei bagni che adesso ve li faccio vedere. Allora, questa è l'anticamera, dove ci sono due lavandini bellissimi, ma se venite al Mirasur avete quattro porte per i bagni, ossia quattro bagni. Se avete intuito nell'ordine, terra, aria, fuoco e acqua. Se venite al Mirasur, anche andare in bagno è un'esperienza. So the next will be the olives.
the Tajasco olives. So we will serve it with the pigeon from Laurent Cherry in Alsace. This is a Cabernet Franc made with some raspberry and also some red pepper inside. We add also a red wine, but we take the Rotoval to take out the alcohol in it. And then also we're gonna put a bit of red wine vinegar inside. So now we are going to be in the Spain. So this is the Sicus Garut. It is the name of the variety. It is a wine that was being aged in the amphora for 7 months and also a bit in the stainless inside. This is the last hot man crosses around the fruits menu. Olives. You find the shallot garnished with olive and anchovies, the pigeon, the fresh olive tajasca, and the risotto with the scallops. Credo di poter dire, senza ma e senza se, che questo sia il piatto più bello da vedere di tutti quelli arrivati finora. È veramente un quadro. Io vi vorrei far notare le acciughe, sono una roba incredibile. Questo qua nero è lo scalogno, piccione, oliva. Ovviamente il piccione è stato pulito e servito nella sua interezza. Potete notare i vari pezzi del piccione, quindi la coscia, il petto, l'altra parte del petto. Cerchiamo di prendere un po' di elementi tutti insieme. Sono sincero, io mi lamento spesso del fatto che in questi posti mettono il piccione, perché sembra quasi un esercizio, no? Sembra quasi che se non fai il piccione non puoi essere un ristorante di un certo tipo. Mai come oggi sono contento che mi abbiano portato il piccione, perché questo piatto è devastante. Mi dispiace, ma devo scarpettare. Ci hanno chiesto, per caso vorreste dare un'occhiata ai formaggi? Formaggi? Che domande! Certo che vogliamo dare un'occhiata ai formaggi. We have a range of different cheeses on offer today. And now my colleague has also just brought over a wonderful salad with different fruits from our garden, some fig and hazelnut bread from Mitron Bakery, our own bakery, and as well a wonderful crackers, salted crackers from Sardegna. Quindi questo è un Sauternes? Yes, it's a Chateau di Ken. Ok, and this is a fortified wine. Esatto. Ci hanno proposto quei formaggi degli abbinamenti di Sauternes e di vini fortificati, ma solo il Sauternes veniva a 200 euro a calice. Ora, è vero che con YouTube si diventa ricchi e famosi, però mi sembrava un po' troppo e quindi abbiamo declinato. Spero non me ne vogliate. Andiamo con i nostri formaggi. Andiamo con i nostri formaggi. Questo giro non ci siamo fatti mancare niente, anche il carrello dei formaggi. Vabbè, sei in Francia, questo lo divido a metà per apprezzarne meglio. No, perché l'altra metà è mia, non per apprezzarne meglio. Allora, io invece andrò di confettura all'arancia. Generalmente il carrello dei formaggi lo evitiamo sempre, perché di solito siamo sempre troppo pieni arrivati a questo punto, ma qui secondo me ci stava. Tra l'altro non in tutti i posti c'è sempre il carrello dei formaggi. Diciamo che in Francia tendenzialmente c'è sempre. Il pane from Sardinia non è altro che il pane Carasau. Yuzu, the Japanese and delicate citrus, stracciatella. So the goal is just to take all the texture together to the perfume balance for the degustations. Un sorbetto agli agrumi, ragazzi. Ah, ma c'era un fondo di stracciatella. Non ho tanto ascoltato la descrizione, ma ci sono delle note croccanti che lo rendono spaziale. Naranjo and flor. That means sorbet with the orange, cream of saffron flowers, and the white is the espuma, is a light preparation with almond. You start with the sharing bread with the Italian way by the chef Cola Greco. Now you finish with the second part of the chef Cola Greco, Argentina. Naranjo and flor means like a tango, Argentina. It's the color about the cloth or the lady who dance the tango. So this is Sauternes. For this one, so we're gonna make a lot of cooking in reduction with some white sugar, muscovado sugar, some honey as well, cinnamon, cardamom, also some orange, and of course, saffron. This is a Pacherinck de Vicville from Château Bouscassy, vintage 2012. Brumaire, beautiful wine, sweet wine, a lot of fruitiness inside as well. It is made with a petit mansin. Il dessert in posti come questi non è mai un piatto facile, perché arrivate in questo momento del pranzo che siete sfatti. Devo dire, non mi sento sfondato, e sono contento, perché questa cosa fa sì che io possa apprezzare meglio il dessert, ed è veramente molto buono. Ha un cuore di sorbetto, poi c'è una parte di crema, wow, dello zafferano, il croccante, ha un che di sudamericano. So you find the tonka and the caramel tartlette, the tangerine ice cream, jelly of citrus from the region, pistachio cakes and the peanuts cacahuete. Gusto è? Non ricordo. Mandarino? Sembrerebbe, ha detto mandarino? Ma lo sai riconoscere il gusto mandarino o no? Sì, hai ragione, sì. Dopo 4 ore di pranzo Franci regredisce, cioè non sa neanche più qual è il sapore mandarino, capite? Perché è molto delicato, non perché sono rincoglionita. Ah, certo.
Adoro l'arachide. Un'arachide ricoperta di arachide. In questa situazione idilliaca, dove siamo quasi gli ultimi clienti, potremmo tirare le fila di questo pranzo notevole. Dimmi Gianni, cosa ne pensi? Location incredibile, avete questa vista pazzesca, ristorante su N piani, vi fanno fare la visita al giardino, molto interessante, che vi fa anche capire meglio quello che poi vi arriva nei piatti. Benvenuti in uno dei tanti giardini del Mirasur. Rucola, tu la mangi e poi mi dici. È super piccantissima. Allora, aspetta. La rucola che compri e mangi non è la rucola. Questa è la rucola. Perché quella nel fin mangi... di bocca ti arriva la piccantezza. Sì, sì. Quella che mangi è insalata. Ok. Che te la vendono come rucola. Questa è rucola. Tu capisci quanto sia più importante la qualità che la quantità delle cose, no? Quindi se noi in un piatto mettiamo quella foglia lì, non ne devo mettere 10 foglie, basta una e mi esplode la bocca. Nel ristorante il menù è basato secondo il calendario biodinamico. Fiori, foglie, radice e frutti. Sono le quattro parti di una pianta. E se oggi è giorno di foglie o frutti, noi oggi raccogliamo solo foglie o frutti. Un fiore raccolto nel suo giorno è molto più brillante e dura molto di più. La papaya, ragazzi, non l'avevo mai vista in Italia. Detto che siamo in Francia, ma comunque. Qui abbiamo un casco di banane che dà sull'Aurelia. E in mezzo all'orto, visto che lo chef abita qui a fianco, ogni tanto viene a tirar due pugni. Questa, ragazzi, è la curcuma. Il nasturzio, ragazzi, che lo abbiamo incontrato mille volte nei ristoranti fine dining, diciamo così. Perché il fiore? Perché nella stessa pianta la varietà di colori cambia e di sfumature cambiano. Passiflora, frutto della passione. Questa è una varietà messicana gialla, normalmente è Bordeaux. Questo non la vedete qua in giro molto. No. E in un attimo sono a Bangkok. L'avete mai vista una pianta di cappero? Guarda che pisellini minuscoli, devono crescere ulteriormente? No, cioè... usano così o più piccoli, sono gocce. Non solo questo giardino è immenso, ma la cosa figa è che tutto quello che vedete è edibile. Aromatiche, piante da frutto e poi soprattutto cose strane che tipicamente in Italia non si trovano e non si coltivano. Perché qui ci raccontava che c'è un microclima praticamente perfetto. Scusa se lavori senza vista. Ah no, infatti. Tu immagina che il verme è l'organismo che più mangia e fa la cacca. Al mondo. Praticamente è il migliore alleato per uno che lavora con la terra. Questa è una varietà californiana che è proprio adeguata per... Cioè no, aspetta, mi stai dicendo che conosci anche le varietà di vermi? No, non tutte. Allora, questo giretto che abbiamo fatto e che fanno fare a tutti i clienti, giusto, se vogliono, non serve solo per flexare il fatto che hanno dei giardini strafighi, che coltivano le banane, la papaya, la borragine, il nasturzio, ma serve proprio per farvi anche capire che cosa poi andrete a mangiare quando entrate in un posto di questo tipo, le lavorazioni che ci stanno dietro, i sapori che sentite, di aromatiche che magari non avete mai visto in vita vostra o che conoscete benissimo ma che magari hanno delle varianti che non conoscete, tipo la salvia all'ananas. Quindi se vi capita di venire al Mirasur, chiedete di fare questo giro e fatelo prima di sedervi a tavola, non dopo. Hanno questa cucina a vista bellissima. Qua ci sono una persona che si occupa solo delle salse, qua c'è una persona che si occupa solo delle garniture che sarebbero i contorni, okay, ma anche i primi piatti, e uno che si occupa solo delle proteine, quindi si occupa di cuocere solo la carne o solo il pesce. Pas caldo da una parte, pas freddo dall'altra. È la prima volta che vedo una cucina con così tanta luce naturale, mi viene quasi voglia di lavorare qua. Questo è il software dove vi segnate tutte le cose relative ai clienti. Il tizio che è allergico a questo. Bravissimo. È il compleanno di Caio. Sì, questi vengono dall'Italia e desiderano fare la foto con lo chef, tutte queste bellissimo cose qua. In cantina mi immagino giusto un paio di etichette, niente di... Però calcola che questa è la cantina che usiamo per presentare i clienti. Poi abbiamo una cantina di stoccaggio a parte. Molto più grande. Dimmi direttamente il numero di etichette, quante ne avete? Tante. Dopo ti farò vedere la carta dei vini. Ok, è un dizionario. È un malloppo incredibile. Okay. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Sto filmando delle cose vietate perché qua ci sono le sperimentazioni. Qua? Queste qua? Spoiler! Queste qua sono cose che non possiamo ancora riprendere. Il menù si alterna nei differenti giorni, 4 menù, foglie, frutti, radici e fiori. Noi abbiamo mangiato i frutti, che non significa, come avete potuto notare, un menù vegetariano. Che cosa vuol dire? Che i frutti sono quelli che caratterizzano di più il piatto in quel momento, piatti che hanno tutti una grandissima preponderanza di parte vegetale, e questo io l'ho apprezzato tantissimo, ma abbiamo mangiato sia carne che pesce. Ci è piaciuto?
moltissimo. Siamo in un ristorante 3 stelle Michelin in Francia. È la prima volta che noi mangiavamo in un ristorante in Francia. Il cuoco è italo-argentino. Io aggiungo che mi è piaciuto tantissimo sia il piatto dei casoncelli con la ragosta, ma altrettanto e inaspettatamente il piatto di piccione per i motivi che vi ho detto prima. Allora, in totale abbiamo pagato 1158 euro suddivisi in due menù da 450 euro l'uno, il mio pairing di vini da 140, quello di Franci non alcolico da 80, il carrello dei formaggi da 29 e l'acqua. Champagne iniziale gentilmente offerto. Quindi, da ultimi due avventori del ristorante, ci stanno tra l'altro per cacciare, ma voi non potete vederlo, noi vi ricordiamo che se vi è piaciuto questo video potreste prendere in considerazione l'idea di iscrivervi per aiutarci a crescere. Ci stanno guardando come se fossimo due fessi e noi vi salutiamo e vi ricordiamo che potremmo rivederci al prossimo video.